Ciao a tutti, io sono Paolo Pompieri. Io sono Edoardo Cecere e bentornati sul nostro canale. Oggi in questo nuovo video andremo ad analizzare il servizio in kick. Seconda palla di servizio in kick, quindi vi aiuteremo a sviluppare questo secondo servizio che vi permetterà di essere solidi e di giocare una seconda palla in sicurezza alta sopra la rete. Bene? E non essere attaccati dall'avversario. Esatto, non essere subito aggrediti in risposta. Questo è il mio problema. Beh, andiamo. Andiamo. Su. Andiamo a fare. Servizio in kick andremo ad analizzare impugnatura, lancio della pallina e infine lo swing del servizio. E per migliorare questi aspetti andremo a guardare 2-3 esercizi che ci aiuteranno a sviluppare un buon servizio in kick. Buono? Perfetto, perfetto, andiamo. Analizzando l'impugnatura della seconda palla di servizio, noi suggeriamo di cominciare con una istant di rovescio. Quindi la L che si forma tra il pollice e l'indice si posiziona sulla seconda faccia della racchetta andando in senso antiorario. L'impugnatura permette di entrare sulla pallina con un angolo più chiuso al momento dell'impatto e quindi di poter dare una maggior rotazione alla pallina rispetto all'impugnatura continental. Bene, allora, aspetto fondamentale della seconda palla di servizio in kick è lo swing. Perché diversamente dal servizio normale, come potete andare a vedere nel nostro video che abbiamo fatto sulla prima palla di servizio, l'entrata non è più un'entrata dall'alto verso il basso, dove impatto la palla in alto a destra e scendo giù bene a sinistra. Col servizio in kick, poiché voglio dare un top spin alla pallina, faccio l'effetto contrario, quindi parto dal basso a sinistra e vado a fare questo movimento qua, finendo poi in alto a destra. Infatti la chiusura del servizio in kick non è più in basso a sinistra ma in alto a destra. Quindi per imparare questo movimento e per sentirlo un po' di più, adesso Edoardo ci va a fare un esercizio che è fatto apposta per sentire questo lavoro qua dietro, dal basso all'alto. Ok, adesso vi mostrerò un semplice esercizio che potrete fare per migliorare il vostro kick e sentire bene il lavoro della mano e del polso. Bene, in questo esercizio la pallina che esce dalle vostre corde deve avere una rotazione quasi in topspin. Questa potrete subito notarla quando la vostra palla, rimbalzando prima nel vostro campo, andrà nel campo avversario con maggiore spin. Buono, perfetto. Ok, adesso invece vi faremo vedere un secondo esercizio che si avvicina di più al vero servizio in kick. Questo esercizio vi aiuterà ad avere più traiettorie sulla rete e focalizzarvi bene sulla rotazione della palla. Bene, adesso in questo esercizio Edoardo ci va a fare un bel servizio in kick da inginocchiato sul campo, quindi deve per forza dare traiettoria alla pallina, altrimenti la palla non va sopra la rete. Con un servizio normale è praticamente impossibile che la palla vada in campo. Per questo l'esercizio è perfetto per allenare la traiettoria del kick e avere un buon margine sopra la rete. Vai, Edo, facci vedere. Ok, buono di nuovo. Perfetto. In questo esercizio magari sarebbe meglio avere qualcosa sotto le ginocchia, che sennò può essere fastidioso metterle per terra. E sennò anche perché magari molti in Italia giocano sulla terra rossa, sarebbe comodo avere un materassino o qualcosa. Però questo esercizio è perfetto. Con questo esercizio ci agevola la rotazione della pallina e ci aiuta ad avere un maggior margine sopra la rete. Bene, adesso Edo ci va a fare un servizio in kick completo, quindi normale, dove si vede poco dal video, però se guardate bene attentamente ci sono dei bersagli in campo, perché il servizio in kick normalmente contro persone destre va posizionato sul rovescio dell'avversario e verso l'esterno del campo. Quindi adesso Edo ci fa vedere
delle seconde palle di servizio in kick, dove cercherà di colpire il bersaglio se possibile. Pronto? Vai. Buono, vai ancora. Bello questo, bravo, bravo, bravo. Grazie. Adesso Paolo vi farà vedere il servizio in kick da destra. Come abbiamo fatto per il servizio da sinistra, abbiamo messo dei riferimenti verso la T e Paolo cercherà di colpirla. Io non ce l'ho fatta, vediamo cosa sa fare. Vado, maestro. Quando vuoi. Bene, adesso andiamo ad allenarci un po'. È arrivato un nostro compagno di squadra norvegese per l'allenamento e volevo mettere nel video del servizio perché lui batte bene, 1,97 m, no? 97? 97? 1,97 m? Abbastanza alto, quindi aiuta a essere alti, però come avete visto dal video, anche se siete come Cece, si può battere bene lo stesso. Grazie Paolo.